Siamo con il vicepresidente del Gladiator Gianluca Marciano. Allora Gianluca, una partita ad alti tempi, un 3-3 pirotecnico, uno spettacolo nello spettacolo. Voglio sfatare questo tabù, questo è il terzo anno che faccio il terzo campionato che dispito e non sono mai riuscito a vincere. Primo anno 1-1, secondo anno 2-1 per il Carano. Il terzo anno ci è capitato questo blasone del Foggia, quindi era difficile portarla a concretizzare questo risultato, però va bene così. Un 3-3 abbastanza sudato, siamo andati sotto due volte con il Foggia, siamo sempre risaliti, siamo riusciti a metterlo sotto per quasi 20 minuti e poi dopo un gran gol di Manzo. Gli faccio i miei complimenti, perché se questo è il calcio che ci fa vedere quest'anno, penso che ci divertiremo. Un gol legato a Cava, ecco questo gol che la manuale del calcio, bellissimo. Quindi penso che faremo una bellissima annata. Adesso ci tocca il Taranto, quindi un altro blasone. Speriamo che la commissione arbitrale non si fanno intimorire da questi nomi. Oggi abbiamo visto un grande arbitro che comunque ha disputato un grosso incontro. Comunque abbiamo avuto delle difficoltà con i tifosi. Un rigore non concesso, ma non l'ha vista, ha detto. Io ci ho parlato giusto 5 minuti fa, ha detto guarda, c'erano 2-3 giocatori davanti, quindi non sono riuscito a vedere se era fallo o meno. Quindi pensiamo di fare un bellissimo campionato e di divertirci. Se questo è l'andamento della nostra squadra, sicuramente ci divertiremo. La cosa che più ci è piaciuta di questa squadra è la grande capacità di reazione, una grinta che serviva a questa squadra per far innamorare i nostri tifosi. No, diciamo che lo spirito che emana il mister Squillante è proprio questo qua, l'unione di gruppo, darsi coraggio uno tra l'altro, cercare di non mollare mai, l'abbiamo visto prendendo 2 gol e comunque siamo risaliti. Quindi il mister sta incitando molto il gruppo c'è. Quest'anno vediamo una grossa unione, vediamo che comunque la squadra gioca. Primo tempo un po' contratto, però quando inizia a giocare anche il Foggia comunque ha subito delle azioni nostre. Parliamo dell'organizzazione per quanto riguarda lo stadio, qual è la situazione attuale? 90 da 1 milione di euro. L'amministrazione si è impegnata che settimana prossima, per i 15 giorni che non ci arriviamo in casa, di rimodernare la tribuna, gli scalini, un rifacimento della zona stampa con forse un 200 posti a sedere per un'area VIP più che altro per ospitare qualche squadra come questa qua, perché qua bisogna ospitarli in una certa maniera. Comunque abbiamo giocato contro il Foggia, giocheremo contro il Taranto, giocheremo contro l'Ischia, quindi sono tutte squadre che comunque hanno fatto serie diverse rispetto anche alla Serie D. E una grande copertura soltanto per la tribuna locale. Domenica ci spetta ancora un altro squadrone, una blasonata di questa categoria. Guarda, Cristian, qua ti devo interrompere, penso che quest'anno, come anche l'anno scorso, abbiamo trovato il girone più difficile. Forse saranno tutte grandi squadre, quindi grandi nomi, noi rispettiamo tutti quanti, però se riusciamo ad esprimere il nostro calcio, forse riusciamo a centrare quasi tutti gli obiettivi. Il nostro obiettivo non è la vittoria del campionato in questo momento, ma fare una grandissima figura come squadra cadetta, e se riusciamo a dicembre a stare tra i primi posti, iniziamo a fare un benzerino. Grazie.